pazienza. Allora, io ho già parlato troppo, vi lascio il microfono, inizia Luca con una serie di diapositive, poi Luca ci lascerà le diapositive che io metterò a disposizione in PDF per chi avrà voglia poi di andare ad affrontare. Sono le norme, e invece ci sono numerose norme delle disposizioni di attuazione che hanno un'importanza essenziale per il condominio e soprattutto per l'amministratore del condominio. Ricordiamo comunque soltanto in particolare la legge di riforma del condominio, che è la legge 11 dicembre 2012 numero 220, che è in vigore dal 18 giugno del 2013, e una serie di altre normative integrative che sono sorte successivamente, e il decreto in particolare del Ministero della Giustizia, il numero 140, in materia di formazione degli amministratori del condominio. Questo perché? Perché tutta la riforma è improntata su un concetto fondamentale. L'amministratore del condominio non è più il più anziano del condominio o il più giovane o la persona che non aveva niente da fare e quindi andava a raccogliere le contribuzioni condominiali, ma deve essere oggi un professionista molto preparato che deve sapere un po' di diritto, deve sapere di edilizia, deve sapere di tecnica, deve sapere tenere la contabilità, deve sapere un sacco di cose, e pertanto per questo si parla di amministratore professionale. Dove professionale, noi lo sappiamo, è sinonimo di efficienza, capacità, trasparenza e soprattutto capacità anche di interfacciarsi con i condomini, in quanto probabilmente si tratta dell'aspetto forse più complesso della professione di amministratore di condominio, perlomeno per quanto mi raccontano i miei clienti amministratori. Diciamo senz'altro allora, sempre per schematizzare, che la figura dell'amministratore di condominio, e in questo la riforma non ha inciso minimamente, è inquadrata nel contratto di mandato con rappresentanza. Questo per uno storico orientamento della giurisprudenza della Cassazione, che comunque troverete nelle slide poste sul sito, in particolare nel mandato con rappresentanza, cioè vale a dire l'amministratore del condominio ha un contratto di mandato con il condominio in base al quale può agire in nome e per conto del condominio, provocando degli effetti sul condominio stesso. Ricordiamo anche che il condominio non è un ente che crea in qualche modo una proiezione unitaria e staccata dei condomini, come per esempio succede per le società, ma in realtà è semplicemente qualificato ormai, anche questo da anni, dalla giurisprudenza, come un ente di gestione. Quindi in realtà non ha una vera e propria autonomia patrimoniale, e lo vedremo nello schema sulla responsabilità, perché ricordate che anche lì ci sono stati dei forti ondeggiamenti. Ma diciamo che fondamentalmente, essendoci un contratto di mandato con rappresentanza, questo è retto dai principi fondamentali in materia di contratto, e cioè dal famoso articolo 1176 del Codice Civile, che è quello della diligenza nell'adempimento. Infatti, la famosa diligenza del buon padre di famiglia: l'amministratore di condominio, adempiendo un contratto, deve svolgerlo e eseguirlo con la diligenza del buon padre di famiglia, che, attenzione, non è la diligenza dell'uomo medio, come alcuni dottrinari hanno detto, ma è una diligenza accurata, professionale, molto specifica. Infatti, chi è il buon padre di famiglia? È colui che, come diceva Michele Giorgianni, grande maestro dell'università, colui che amministra accuratamente le cose sue. Un buon padre di famiglia è colui che amministra una piccola azienda, che è appunto la famiglia. Quindi si tratta, dice la Cassazione, non della diligenza dell'uomo medio, ma della diligenza dell'uomo accurato. Quindi diciamo che la valutazione dei profili di responsabilità su cui si ripercuote immediatamente questo concetto di diligenza va in qualche modo ad abbassare la soglia di responsabilità dell'amministratore, e quindi a volte a creare delle responsabilità per lui anche per adempimenti che in altre circostanze o per altri tipi di lavoro potrebbero invece non aver creato responsabilità.
Tant'è vero che anche per il mandatario, nell'articolo 1710 del Codice Civile, viene richiamata la diligenza del mandatario e anche qui viene richiamata la diligenza del buon padre di famiglia. Vi ho riportato anche una sentenza storica della Corte di Cassazione, ma la ritroverete, ripeto, nelle slide per quanto riguarda la concezione del rapporto fra amministratore e condominio. Naturalmente, ora veniamo un attimo sulla riforma. Ha inciso particolarmente su alcuni aspetti. Se l'amministratore di condominio deve essere un amministratore professionale, dovrà avere ovviamente dei requisiti. E questi requisiti sono elencati dall'articolo 71 bis disposizioni di attuazione. Ecco, come vedete, saltiamo subito, per avere una trattazione organica dell'amministratore di condominio, a una disposizione di attuazione, che dovrebbe essere appunto una disposizione di attuazione e invece è una norma fondamentale per quanto riguarda la nomina dell'amministratore di condominio. Perché per essere nominato come amministratore di condominio, dice l'articolo 71 bis disposizione e attuazione, bisogna avere una serie di requisiti, e cioè bisogna avere il godimento di diritti civili, non bisogna essere stati condannati.